sapresti sene. Averlo scelto noi. Ragazzi, si è fatto giorno. Andiamo tutti a fare il bagno. Sì, andiamo. Va bene, facciamo il pediluvio. Andiamo, ragazzi. Senti, andiamo tutti a casa, che tardi. No, Tony, aspetta. No. Andiamo a casa. Ma perché? Dai. Ci divertiamo tutti al male, però. Ecco, lo sapevo. Appena dice una cosa Tony, tutti come pecore. È questione di personalità, gamberetto. Che vantaggio ci dai? Quello che vuoi, tanto prima di Roma vi ho raggiunto. Va bene, ciao. Ciao. Tony, vengo con te. Sì. Oh, Tony, guarda che ho fatto, mi dispiace. No, a me per niente. Anzi, guarda, rompiamo pure questo così non ci pensiamo più. Che matto. Andiamo. Adesso me li bevo tutti, guarda, eh. No, va piano, Tony, ho paura. Ma che paura? Lei c'è paura con me? È uno. È uno. No, attento! Sarà difficile raggiungerlo. Peghiamo a Doug. Deve avere il motore scioccato. Zitto, deficiente. Tony, ti prego, fermati. La polizia. Possono togliere la patente. No, ma tanto quando mi raggiungi. Ti prego, fermati. Ma che fai? Sei impazzito? Scusi tanto, Sam, ma credevo che fossero i miei amici. Abbiamo fatto una scommessa a chi arriva prima a Roma. E la sirena non l'ha sentita? No. No, non l'ho sentita perché già sono duro d'orecchie e poi il motore di questa macchina fischia. Ah, ecco, vedi, i miei amici.
Ferma! Favorisca il libretto di circolazione e la patente. Ma sa, abbiamo fatto una festa nella mia villa per gli alluvionati. Sa, se non ci pensiamo noi della Roma bene... Le ho chiesto libretto di circolazione e patente. Ah, un momento, un momento. Marzia, Marzia, tu vai in macchina con loro. Sì. Forza, ragazzi, via, via. Che dai, succede, dai. Ci vediamo a Roma, Forza. Dai, dai, dai. Va bene, allora torniamo a Roma. Arrivederci, ragazzi. Ciao, sì. Vediamo stasera, Tony. Ciao. Auguri, Ciao, Tony. Ciao, forza, via, via. Ciao, Tony, ci vediamo a tempo. Via, se no intralciavano il traffico. Siamo ragazzi un po' vivaci, ci piacciono le corse, sai? Questa macchina è rubata. Ma come rubata? Ci deve essere un errore. Nessun errore, il proprietario ha denunciato il furto ieri sera alle 19:30. Eh già, mi sono dimenticato di avvertirlo e così lui ha denunciato il furto. Lui chi? Ma come lui chi? Il proprietario, no? Che si chiama? Che si chiama? Non mi ricordo. Te lo ricorderai in camera di sicurezza. Ma che fa? Ma c'è un errore, mio padre è un pezzo grosso, sa? Un uomo importante. Eccola. La festa nella tua villa al Circeo. Se continui così, finirai male. Non ci sarà sempre tuo padre a tirarti fuori dai guai. Devi smetterla di appropriarti delle cose che non ti appartengono. Restituisco sempre tutto. Sì, ma se il dottor Falchi, che è un mio amico, non ritirava la denuncia, tu a quest'ora eri a Regina Celi. Ma dai, papà, me l'ha detto lui che potevo prendere la macchina quando volevo. Quando è lui che ti dà le chiavi, non che gliela freghi sotto casa. Se ti piacciono le macchine di lusso, cerca di guadagnartele. Invece di dormire fino alle 2, trovati un lavoro. A 150.000 lire al mese come il tuo? Ma si può sapere cosa vuoi? Che aspirazioni hai? Lo sai, lavorare poco e guadagnare molto. E io intanto con le 150.000 lire che tu disprezzi tanto, devo darti da mangiare. Tra gli animali è il maschio più adulto che procura cibo e fumo per la famiglia. Te lo do io il maschio più adulto. Almeno ci fosse tua madre. Lei sì che ti teneva a freno. Papà, vedrai che un giorno o l'altro ti darò delle grosse soddisfazioni. Sì, sì. Molte soddisfazioni. Ciao, Rita. Lasciami, Tony. Che fai, non me lo dai il bacio del buongiorno? E piantala, lo sai che sono fidanzata, no? E chi se ne frega? Oh! Oh, a gatto da cortile, smamma! Ma che vuoi? Bisogna che la lasci star, Rita. E se no che fai? Se no te faccio due occhi così. E chi sarà mai Cassius Clay? Via giù che poi te ne accorgerai. Ma piantala, va. L'animaccia sua. Intanto datene l'infrescata che te fa bene. Oh, brutto disgraziato, quando scendi te gonfio. Ti saluto? Quando la smetterai di dare fastidio alle ragazze degli altri? Ma chi ti credi di essere? Ah, papà, io sono un fenomeno e tu sei il padre di un fenomeno. Io sono il padre di uno sciagurato. Continua, continua pure a fare come ti pare. E vedrai che un giorno o l'altro arrivano due carabinieri. Abita qui Antonio Raimondi di Cesare. Sì. Siamo venuti a prenderlo. Cosa stavo dicendo? Sì, sì, questa è la casa di Antonio Raimondi. Ma non di Cesare. Fu Cesare. Ah. Perché a me mi prende un infarto? Che c'è? È lei Antonio Raimondi? Sì. Non ha ricevuto la cartolina per la chiamata alle armi? Ma io veramente... Papà, ma che è arrivata qualche cartolina? Tre ne sono arrivate, tre. Ma tu dicevi che la cosa non ti riguardava. Ah, sì, adesso mi ricordo, ma io vi ho anche scritto che per motivi miei personali... Avanti, Silvestre, venga con noi. Ma che vogliamo ancora fare la guerra? Io sono antimilitarista. Si sbrighi. Sono obiettore di coscienza, io... Si sbrighi, ho detto. Portatelo via. Portatelo via. E fategli fare il soldato per tutta la vita. Ciao, cara. Ci vediamo quando torno, Per il momento sono a disposizione dell'autorità. Andiamo. Via, Iomena. Sì, andiamo, andiamo. Arenato! T'ha detto bene pure stavolta. Arrestate quello, mi ha minacciato. Muoviti, cammina. Oh, e qua come faccio? Manca la scaletta. Cammina, t'ho detto, muoviti. Thank you.
di essere al mercato, non voglio neanche sentire respirare, capito? Libero! Cugino mio, ti prego, prego, fai qualcosa. Qui equivoco c'è, aiutami. Ma come, mi avevano riformato ed ora in marina mi ritrovo. E io fui, ti feci fare abile mediante una raccomandazione. Ma come non so notare, soffri il mal di mare. Ma che vuoi disonorare, il buon nome della famiglia? Vuoi disonorare? Ricordati che siamo una razza di marinai. In famiglia abbiamo avuto due ammiragli nella flotta bobbonica. Dico bobbonica. E poi sono partito senza salutare a mamma. Vabbè, a mamma poi ci scrivi. Comunque basta così. Che sei, romano? Sì, pure tu. Sì. Di che zona sei? Di Trastevere. E dove sta? Perché stai in marina? Sai, l'ho scelto io. Potevo andare in aviazione o a far bersagliere, ma... Ma in marina si lavora di meno. Ah. E tu? Sanità. Ma hanno siringato in infermeria. Uè, ce ne pesca! Cos'è sta imitazione di una stoffa brutta riuscita male? Cosa mai ti hai preso per un peone? Ma chi è sto schizzo? È un milanese. No, chiaro, io mi arredo per mio conto e chiuso. Che c'è, non va bene la stoffa? Eh no, è cascame da pellegrinaggio. 45, 45, 45. Cosa, te che taglia c'hai? 45. E te? 45. Questi sono fratelli d'Italia. Sì, fratelli bandiera. Ma sti pantaloni mi sembrano un sacco. Che c'è, giovanotto? Non sono abbastanza attillati? No, mi stanno tre volte. Giovanotto, e ti chiamo così perché non sei ancora un marinaio, per tua fortuna. Comincia ad imparare che questa specie di sacco, come la chiami tu, va rispettata. E questo vale per tutti. La marina è come quel dottore che raddrizzava i gobbi e poi diceva sotto un altro che questo si è rotto. Solo che noi qui, i gobbi, non li rompiamo, li raddrizziamo tutti. E adesso avanti con quei corredi. Sveglia! Tu, sveglia, forza! Sveglia, forza! Sveglia! Sveglia! Forza, sveglia! 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 Da fuoco, Orione! Tu, sveglia! Dei, ma che fai? Che c'è? Ma che vuoi? Non l'hai sentita la tromba? Ma perché? Quando suona la tromba che succede? Succede che ci si alza. Ma che ore? Le 5:30. Ma io alle 5:30 vado a dormire, buonanotte. Mi scusi, signore, ma l'alzabandiera è già suonato da un pezzo. 1200 uomini di questa caserma sono già al loro posto di lavoro, compreso il capitano di fregata, comandante della caserma stessa. Vorrebbe avere la compiacenza di alzarsi anche lei? Ah, ma è proprio una fissazione, oh. Eh già, e desidera la colazione a letto o si degnerebbe di prenderla con gli altri? No, grazie, la mattina non faccio mai colazione. Prenderei un caffè, ristretto, grazie. In piedi! In piedi di corsa! Dove credi di essere, al Grand Hotel? Muoviti, lavativo! Cos'è sto copianchi dei poveri? Dico... Bisogna che mica lavarsi chi sci, come gli indiani nel Gange. Senta un po', Camandica, senta un po'. Pagando, potrei mica avere un bagno personale, un privé. Ma dai, so sbrigati, vatti a lavare, privé. No, fatti chiari, io non intendo dare ordini, ma neanche riceverne. Coi danè sono su di lira. Uè, Trinacria, cos'è che ti sei messo in testa? La retina. Hai paura che ti scappi il cervello? Dai, vai, laviamoci, dai, altrimenti questi ti processano e ti mandano in galera, questi qui, se uno non si lava. Son te lava e ti processano e ti mandano in galera? Yes. Ma perché? Renitente di lava. Caspitina. Lo svelti, ragazzi, sbrigarci! Che taggeggio? Cosa tremi, isola? È un fonno, non è mica una lupara. Che c'è in pettine? E chi lo usa? Vedi? Ma avresti... Sposato, eh? No, vedovo. Mia moglie era una ricca americana, figlia di un petroliere del Texas. Ah, ma hai ereditato? Ma che sta in causa? L'hai fatta fuori tu? No, no. La povera Mabel morì durante la cerimonia, subito dopo aver detto sì. I suoi parenti invece sostengono il contrario per non darmi $2 milioni che mi spettano. Due milioni di dollari? Eh già. Che cosa sarà mai poi sti $2 milioni? Il mio papà li ha spesi solamente per comprare un gregge d'elefanti da giardino. Che ci fanno gli elefanti in giardino? Le fontane, giù la proboscide nell'acqua. E chi è tuo padre, Paperone de Paperone? Uno, due, uno, due, sinistra! Marci! Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due, uno, due.
Raimondi, perché non scatti di più? Sembri un pesce bollito. Io non sapevo che in marina si marciasse tanto, altrimenti sarei andato in fanteria. Brigadier, io ho fatto domanda per l'anzianità e marce ne so fa, faccio bene le iniezioni. Sta zitto tu, imbranato, studia i gradi. No, senta, mi associo alla mutinaggio dei miei colleghi. Uno viene in marina per solcare i mari, mica per solcare le suole. Insomma, se navi le avete o non le avete? Non le avete, ditelo onesto, ve ne comprerò io un 6 o 7. Ah, perché tu hai tutti questi soldi? Il mio papà è così ricco, ma così ricco che in parole povere non riesco a dirlo, devo dirlo in parole ricche. Ah, silenzio! Attenti! Ecco sinistra! Sì! Avanti! Marsh! Due, hot, due, hot! Beh, che fai tu? Perché non ti unisci a me? Mi sento male, capo. Che c'è? Mal di mare. Qui, in terraferma. A me basta sentirlo laminare. Attenti! Scendete le righe! Bamboli, dov'è che andiamo? Ah, non lo so. E te? Ma neppure io. Capito, apprendiamo il passo, sennò arriviamo in ritardo. Ehi, ce ne andiamo al cinema? Ma no, senti, andiamo a dormire. Ah, allora non vengo, sono continuamente spiato dagli avvocati dei parenti di mia moglie, figura. Io non capisco perché tu devi fare sempre il vedovo un consolato. Ah, vabbè, andiamo al cinema, va. Vi ruoto io. Col tramve? No, col furgoncino. L'hai presa a noleggio? Sì, Anolo, è la macchina del mio cane, la adoperiamo per portarlo a spasso. C'è pure la macchina per cane? Cosa vuoi, protezione animali? Ho chiesto, mandatemi la Bentley, non l'hanno trovata, sarà stata come al solito dietro la Rolls Royce, non guardano. Ma questo è bello. Dai, su, impanchinatevi che andiamo. E questo chi è? Procopio l'autista, se non sei sulle strisce non è pericoloso. Vai al volano, vai. Scusate l'odore della bestia, ma il mio Fufi c'ha l'ernia del disco, non può fare il bagno. Si è anche spusa. E chi è questo minchione? Libero. Cugino. Liliana, ti presento Libero, mio cugino, te ne ho già parlato. Molto lieto. E copriti che non sei più un borghese. Dammi. Ma che fai? Che devo fare? Che vuoi che faccia? Io calla spezia non conosco manco un cane. E stai in contemplazione e ti succo gelatino. Ma. Ma un marinaio non ha bisogno di conoscere. Un marinaio scende a terra e fa amicizia. Quindi bisogna che tu ti svegli, Libero. Svegliati. Sì, facile. Poi ti trovo una fidanzata come ho fatto io. Sì, io sono la sua fidanzata a vita, perché di matrimonio proprio non si parla mai. E va bene, tu lo sai. È prima la marina e dopo. E allora perché non ti sposi una bella corazzata? È un altro tipo d'amore. Ce lo portiamo con noi? Andiamo, vieni con noi. Dove? A vedere l'incrociatore dove ti imbarchi. Uffa, da quando ti conosco non ho fatto che vedere navi. Oh, zitta e pipa, eh? Una femmina deve seguire sempre il mascolo, senza discutere. Andiamo. Ecco lo scontrino. Ma l'avete vista la pizzia? È un tipo che mi impepa. Vogliamo fare la conta, chi si butta? No, io non faccio nessuna conta, voglio staccarmi fino alla causa. Io vado a telefonare al mio pacchettino di rughe. E chi è? Al mio papà. Panino Cinzano, signorina. Io dovevo chiamare cosa con cosa. Mi dà mezzo chilo di gettoni? I gettoni non occorrono. Si accomodi. Quello là, per me è solo... Tanto non sporco, scusi. Quello scarafaggio qui nero. Devo chiamare Milano. Il prefisso è 02. Così poco. Ah, ecco, questo è un Michelangelo d'anticipo. Il resto non conta, tenga mancia. Controllerò gli scatti. Io non accetto mancia. E inviti a cena li accetto. Soprattutto quelli. E fiori posso? No, grazie. Regali posso? No, grazie. Guardarla posso? Zero, due, che è il prefisso. Ferruccio, ma perché ti sei andato a incastrare? Perché te per $2 milioni intava a sposarmi, anche se aveva un leggero difetto fisico. Ah, allora c'era il difetto fisico. E io dicevo di no a $2 milioni per occhio di vetro. C'aveva un occhio di vetro? Sì, ma l'occhietto perfetto, meglio di uno vero.
Ma tu lo sai quanti sono 2 milioni di dollari? Un miliardo e 300 milioni. E io ci sputavo sopra per un occhio di vetro e una gamba di legno. Ma come t'andrà? Una gamba di legno? Sì, ma una gambetta modellata, tutta noce, perfetta, stupenda. Beh, certo che per 1 miliardo e 300 milioni un occhio di vetro, una gamba di legno. E la dentiera? La dentiera? Sì, ma la dentiera perfetta. Meravigliosa, stupenda. Era proprio una sinistrata, eh? Donatella, ciao, sono io, passami il semifreddo. Ma sì, dai, papà. No, è andato a presenziare all'inaugurazione di un'altra fabbrica. Senti, com'è la Spezia, bella? Sai che faccio? Ti vengo a trovare. E così approfitto per provare il nuovo yacht che ci ha regalato l'Onassis. Sì. Sì, ha voluto sbarazzarsene. Dice che gli ricorda troppo la Callas. Ciao, Carla. Ciao. Senti, vieni anche tu a fare una gita con lo yacht alla Spezia? Va bene, fratellino, ti lascio. Ciao, a presto. Tanto, mi romperò le scatole anche alla Spezia. No, tu ti scoccerai sempre dappertutto. È proprio vero che il denaro non fa la felicità. Mio padre è un impiegato del tuo. Ho 3 vestiti in tutto, viaggio su una 500 usata, ma delle volte mi sembra di essere più ricca di te. No, finiscila anche tu di parlare come un personaggio del cuore. Donatella, mi vuoi dire per favore che cos'è questa roba? Quello scemo di Fulvio. No, lo scemo sono io, come lo sono sempre stato con voi altri, tu e tuo fratello. Fulvio Liverani, te lo ricordi? Cosa vuoi che mi ricordi? Ma sì, te l'ho presentato, ho rotto il fidanzamento, ha fatto querela e chiede 10 milioni a papà. Cosa vuoi che mi interessano i 10 milioni? Forse anche 1 miliardo. Insomma, lo volevi sposare, sì o no? Ma nemmeno per sogno, abbiamo giocato così per un po' a fare fidanzati, ma... E quello cerca di approfittarsene per spillare i quattrini, è la vecchia storia. Bene, 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 qui non se ne può più. Sì, non se ne può più. Il mio ufficio legale lavora più per voi che per tutti i miei affari. Cose dell'altro mondo. L'anno scorso lo sci al cavallo, poi il nido delle api alla Rinascente, poi la storia di tutti i biglietti comperati al Teatro della Scala perché non ci andasse nessuno quando cantava quel poveraccio di un cantante come se chiamava lì. Ah, Franco Bonelli. Questo è quello per me per i sono. E granisce. Papà, ma io mi annoio. Te la darei io la noia. Io. Io che ho sempre risolto tutto possibile con... vado a consultare il mio cervello elettronico perché io nel... povero papà, la cibernetica lo ha travolto. È rimasto un po' scioccato da quando a una certa domanda il calcolatore gli ha risposto: sei un deficiente. Che tipo sei? Con te non servono le punizioni, le consegne, la prigione, no. A te serve una sveglia, ma non quella della tromba. Quella che avrebbe dovuto darti tuo padre. E chi me la dovrebbe dare, sta sveglia? Io. Con la divisa addosso, così mi fai consegnare. No, questa me la levo. Così siamo pari, da uomo a uomo. Che succede qui? Che ti sei fatto all'occhio? Ho battuto contro l'armadio. Parente di cui ho parlato. Ah, bene. Elenco di nuovi imbarcati, signore. Mandateli negli alloggiamenti. Signor sì. Prendere i sacchi. Ecco, destra. Avanti, lascia. Sì. Cugino mio, finalmente a botto. Sei contento, eh? Ecco, un poco di respirazione. Questa da domani sarà la tua nuova casa. Che c'è? Sto malissimo. Disgraziato.
Mi rovini il buon nome della famiglia, i tanacchi la famiglia di marinai, è disgraziato. Ragazzi, qui siamo in un ventre di vacca. Niente più percorsi di guerra, niente più marce, niente più fatica. Ah, io me ne voglio stare tutto il giorno sdraiato a poppa a prendere il sole come un havaiano. Così. Sogna un marinaio tutto per lei, che pensi solo a lei, ma il marinaio sogna una ragazza tutta per lui, in ogni porto che toccherà. Il marinaio che promette e poi non manterrà, questo non lo sa, a mille cuori semplici ha giurato fedeltà, dicendo t'amerò. Ogni ragazza aspetta un marinaio che tornerà e sempre l'amerà, ma il marinaio cerca cento ragazze. E fai pure unghie. Toccherà. Ogni ragazza sogna un marinaio tutto per lei, che pensi solo a lei, ma il marinaio sogna una ragazza tutta per lui, in ogni porto che toccherà. Promette e poi non manterrà, ma la ragazza questo non lo sa, a mille cuori semplici ha giurato fedeltà, dicendo t'amerò. Ogni ragazza aspetta un marinaio che tornerà e sempre l'amerà, ma il marinaio c'è. Che ci fai qui? Ferruccio! Ah già, me l'avevi detto che andavi nei Marines. Sì. Sai, sono in giro con dei cantanti, la solita tournée. Ah, ti presento Tony Raimondi. Piacere. E piacere. Lucio Pellagatti. Piacere. Ecco Tony, vedi, lui farebbe al caso tuo. Ha lanciato un sacco di cantanti, ha scoperto un sacco di talenti. se tua sorella mi avesse dato retta, sarei riuscito a levare la S anche a lei. No, guarda che mia sorella cantava come una pecora. Ma Tony no, Tony c'ha voce e temperamento. Fagli un'audizione. Sì. Io canto quando mi fa piacere, non mi va di cantare a comando. Balle, i milioni fanno comodo a tutti. Se c'è dell'oro in questo ragazzo, io lo scoprirò. Facciamo una cosa, domenica mattina venite in teatro a trovarmi. Bene. Siete liberi? Sì. Benissimo. Io raduno la cricca e facciamo l'audizione a questo fenomeno. Ah, ragazzi, scusate, devo fare una telefonata urgente. E se volete vedere lo spettacolo, senza complimenti. 12 ballerine, 12, gratis. Ha detto 12 ballerine, facciamo 6 per 1. Io? Ma che sei scemo? Ah dai, per una volta puoi fare il vedovo allegro, no? Allora, signorina, senta, viene a sgambare col Pellagatti Junior? Sì o sì? Sono pagata per stare qui, non per andare a spasso. Sì, vabbè, ma qui c'è troppa naia sul bicchiere, c'è troppa gente. Insomma, come si fa a parlare intimi? Non si potrebbe, non so, vedere, ecco, di chiudere il bar e rimanere soli io e lei, only you? Non sono io la padrona del bar. Il signor Cesare penso che non sia d'accordo. Capì? Tolgo a Cesare quel che è di Cesare. Michel Barchi è il cumpri, così apro e chiudo bottega quando mi gira. Senta un po', signor Cesare, cos'è che costa questo biroccio? Ma l'altro giorno mi hanno offerto 23 milioni, ma meno di 30 non lo do. Ecco, stia a sentire cosa le propongo io. 28 milioni con un assegno spray e 25 invece con tanti maledetti e subito. Contanti? Contanti. Ha detto contanti. Fari freschi. Affare fatto. Ecco, solo che lei capirà che non li ho in tasca, ma domani mattina però alle 8 sono qua e li metto tutti sull'unghia, d'accordo? D'accordo, vedremo un po'. Vedremo un po'.
città, la Spezia. Oh, niente di speciale. Mi sembra Varese col mare. Senti, e perché non è venuto tuo fratello? Non vi eravate telefonati? Stiamo proprio andando da lui. C'è un suo amico che fa un'audizione di canto. Me l'ha detto ieri sera quando ci siamo parlati per telefono. Taxi! Vieni. Pardon, scusi, è una ballerina? Sì, yes. Ecco, allora posso darci anche subito del tutù. Thank you. Stupendo! Questo è un ragazzo che farà carriera, ve lo dice Teddy Roda. Che ti avevo detto io, con questo qua sfondi? No! E poi mi devi dare la percentuale. Va bene. Senti, Tony, a Busto Arsizio c'è un bel teatro. Mi te scupri. Sì, sì, però bisogna cambiare genere, sta musica non va. Ma come cambiare genere? Questo è quello che vogliono oggi i giovani, questa è la vera musica beat. Sì, apposta, beat, pop, non si vendono dischi di sta roba. La gente vuole canzoni, canzoni italiane, canzoni che commuovono, canzoni che capiscono, canzoni che devono capire anche i deficienti. Ah, sì? Sì. Allora falla cantare a tua sorella. Canta bene. Beh. Oh, amore, ma che fai? E metti così? Ma dove mi ha portato? Ma chi è sto straccione? Ma te ti rosa, allora, tantissimo. Ma quale te ti manca a me? Vieni qua, Tony, aspetta. Ragazzino, ragazzino, ma io conosco il mestiere. Io ho lanciato Rita Pavese. E chi è te la Pavese? Certo che me la tengo. La Pavese rende miliardi, caro signore, miliardi. Un miliardo, Tu che parli di miliardi, Teddy Rugano. Un miliardo l'hai mai visto? Beh, no. Ecco, guarda, è alto come te. Sono alto... un miliardo. Pure tu c'hai il caratterino. Oh, ma che fai? Ci metti anche tu adesso. A me l'opportunismo mi fa schifo. Io quello che devo dire lo dico pure al Presidente della Repubblica. Lucio, siamo qui. Uè, vale giovani padane. Uè, sgarzoline, ma perché non vi siete trascinate fin dalle nostre lande? Senti, chi è quello spaccamontagne? Chi? Quello sul nervo con l'impresario. È simpatico, no? Più che simpatico, è diverso. Presentamelo subito. No, sorellina, no, con quello lì. Guarda che non leghi, ci sbatti il muso facile come tutte le altre. Lei, la regina del Lombardo-Veneto, ma che scherzi? È quella che ha fatto piangere anche il Gunther. Ya, sarà, ma questo è un soggetto diverso, è uno special. Occhio, l'hanno fabbricato col calcestruzzo. Se la donna non è scodinzolante come il cagnolino, lui la rifiuta. Lo sai che se mi dici così mi ecciti, senti. Qui se non ti calmi ti ingolfi. Quanto ci scommetti che se voglio è lui che mi segue come un cagnolino? Sì, ma tu non sei il suo tipo di squav. C'hai troppa moneta. Va a finire che gli metti il complesso di inferiorità. Lui la donna la vuole zerbinabile. Come? Se dico ci vuoi mettere sui piedi, insomma, tipo Zerbino, ma col marchio spregiudicato. Meno chiacchiere, che scommettiamo? Siete proprio divertenti. Io scommetto sul fabbrichino di materiale plastico. E io il calzaturificio di Gallarate. Ma se quello lì te l'ho già fumato l'anno scorso a Scopadase. Ah, già. Allora ci scommetto l'opzione del Sandrino. L'opzione del Sandrino? Porco boia, ci sto. Chi Sandrino? Ma il Mazzola. Però intendiamoci, segreto assoluto, eh? Assoluto silence. Per il Mazzola ti divento il muto di Portici. Lucio, stiamo aspettando te. E bambolotte, vi trovate di fronte a Ferruccio Santi, noto come l'unico marinaio vedovo della flotta italiana. Carla Lombardi e Mia Sofic. Straniera? Oriunda polacca. Polacca. Lei somiglia moltissimo a un ragazzo che conoscevo. Beh, spero si tratti di un ragazzo simpatico. Se alziamo le tende, andiamo in un bar a fare il pieno che io sono in riserva. Un'altra volta, arrivederci. Arrivederci. Sì, vai. Porca vacca, se ti vinco il Mazzola, quello in un anno mi riporta in Serie A la Biategrasso.
C'è una sigaretta? To. E che roba è questa? Mini Morris. Capelli. Tu, le scarpe. Ma io le fabbrico le scarpe. Mettiti a rapporto. Cammina. Fermi. Va bene, capo, dia pure gli ordini. Franchi, fianco destro, destro. Prima fila, avanti per uno. Con lei, con mio cugino. Signorina Liliana, come stai? Ciao, libero, bene. E che fai qui? Ancora non ti sei trovata una ragazza? Beh, veramente, io sai. Ma tu stai veramente disonorando il nome della famiglia Taracchi, però, sai? I Taracchi in ogni porto avevano una ragazza, invece tu no. Ma dove vai? A concerto. A concerto? A concerto? Ma come tu ti rovini una domenica così? Un marrone in fricchia si deve divertire, figlio mio. Ma io mi diverto a concerto. Ma come ti diverti, figlio mio? Ma che sei, un marrone di concerto sei? No, no, Liliana, guarda, pensaci tu. Falla andare al cinema, a ballare, presentati un'amica tua, ma non lo far andare a concerto perché a me è una cosa che mi sta qua, eh. E tu non vieni? No, io torno a bordo. Agli ordini, capo. Libero, andiamo. Però non ti prendere troppo libertà, eh? Io? No, no, io non parlo di te sono sicuro, parlo di Liliana. Ah, andiamo. Ma tu non saluti mai. Comodo, comodo. Vieni. Eccolo, tocca a te. Donatella, sono abituata a vederti commettere scemenze, ma stavolta ti devo chiedere se sei proprio decisa. Carla, come sei noiosa. È da quando eravamo bambine che mi rompi i giocattoli. Dai, sbrigati. Va bene, auguri. T'hanno tagliato i capelli a bordo, eh? Eh sì, me l'hanno sfoltiti. Ah. Ammazza, che c'avevi prima? Salve. Ciao. Ciao. Salutavo lui. Lui? Ma lui è vedovo, non può. Io invece sono libero e sono anche più bello. Si dà il caso che io abbia il gusto dell'orrido. Mi ha fatto un complimento. Carini che siete. Io al mucco non lo reggo. Ciao. Dove andiamo? Al Prato. No. Ah no? No. Vabbè, allora ti racconto una favola. Sentiamo. C'era una volta Piero Sevorta. Ciao! Oh. Ehi, chi ti credi di essere, il padrone della strada? Ma guardi che è lei che mi è venuta addosso. Ah, il signorino tratta con il lei. Mi scusi, ammiraglio, se mi sono presa la libertà di darle del tu. Senti. Che vuoi? Dirti che sei simpatica, mi piaci. Grazie. Come stai a quattrini? Adesso mi piaci meno, eh? Non ti allarmare, ammiraglio. Era solo per una birra e un panino. Beh, fin lì ci arrivo. Conosco un posticino tranquillo dove potremo conoscerci meglio. Beh. Vieni. Non ti sembra di correre un po' troppo? Beh, io corro, ma tu poco fa galoppavi addirittura. Vedi, prima c'era un tale che voleva darmi fastidio e così ho fatto credere che avevo il fidanzato. Ho capito, va. Te sono servito da spaventapasseri, eh? Però che mi sei simpatico è vero. E beh, ma tu sta simpatia me la devi dimostrare, però. Gira dall'altra parte, fa finta che non conosci, ma non mi guarda. Perché? Che succede? C'è uno che non mi piace, forse ci sorveglia. Ma non hai detto che sei vedovo? Devi rendere conto a qualcuno. Se tu non sei libero, dimmelo subito. In fondo tu sei giovane e hai una vita davanti a te. Una ragazza sarebbe felice di appartenerti. Magari. Silenzio. Che cos'è? Le scoline. Quante? 100 lire. Tenga.
Selle. Ma che hai paura? Paura io, scanto. La purpura mare. La cugina Carmelina, tutte ci sono. Miss Giuditta, lo sa che lei è afflitta da un grave difetto fisico? Cioè? Ha due occhi, uno più bello dell'altro. Senta, saltiamo i primi approcci e andiamo subito ai secondi. Posso farle un regalo? Che cosa, giovane miliardario? Un'automobile? Di più. Pellicce? Di più. Gioielli? Di più. Un fiore. Va che bel garofano. Beh, visto che non ci sono clienti, posso andarmene a casa. A casa? Alla cassa. Vada, 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 vada alla cassa. Finché ci sarà qualcuno qui dentro, lei dovrà rimanere. Un coffee, baby. Per favore, il conto. Cos'è, è tardi? Sotto la naia ci si ritira a son di musica. Alle 9, proprio quando si incomincia a vivere. Beh, quando sarò ammiraglio come dici tu, allora potrò cambiare gli orari. Per adesso... Che fai, resti qui? Sì, è un posto simpatico. Si può sempre fare qualche incontro interessante. L'incontro più interessante della tua vita già l'hai fatto. Dici? Allora, ti trovo qui domani. No. Ciao. Il caffè, signore. Proprio calmo. C'è sta una che si sta a far bagno nuda. Dove? Laggiù, sulla spiaggia. Si vede bene perché c'è foschia. Non ho capito se è un uomo o una donna. Ma sei una boa. Una boa? Eh sì, era boa. Questo mi procura le visioni. Ma tu perché piuttosto non dai retta a te di Rodano? Quello se ne intende. Io do retta solo a me stesso. Quando hai finito il servizio militare in marina, che ti metti a fare? Quello che facevo prima. Ossia? Niente. Non mi posso
possa muovere. Ma che ti sei messo in assetto di vomito, ti sei messo? E reagisci, reagisci. Il mal di mare è solo un'impressione. Una brutta impressione. Ma hai messo la suppostina che ti ho dato stamattina? Quattro con una, sì. Quattro. Quattro, tutte assieme. Lo sai che ti dico? Fai il pieno, va? Tieni. Perché sull'onor mio se ti vedo ancora in questa condizione ti butto in mare in pasta ai messicani. Vabbè. Suppostiamo, libero, suppostiamo. Piange. Ragazzi, per la prima volta a mare. Boh. Vent'anni di navigazione. E mi doveva capitare con a bordo il suo cuginetto mio. E se fotti tutti i supposti sto gran cornotto. Tony, ho conosciuto una ragazza che se non era per via dalla causa mi ero incastrato. Bella, Tony mio, bella. Non hai visto quella che ho conosciuto io? Come si chiama? Donatella. La fine del mondo, una ragazza meravigliosa. Ma che, non ti sarei mica innamorato, no? Ma no, ma che innamorato? È la ragazza ideale, con i miei gusti, con il mio stesso carattere. È proprio uguale a me. Poi sai che per me l'amore non esiste. E invece esiste, l'ho capito da quello scheletro. Che vai per cimiteri tu? No, sto portando questa al pilota. Tony! Tony, guarda che bella nave! Beh, sarà... Guarda che bella, una porta aerea americana. Vabbè, non lo so, guarda. Oh, eh? Ma quella è una donna nuda. Una donna nuda? Eh sì, è una donna nuda. Ma che ce faccio con questa? Senti, era male. Dispensato dal lavoro. Anzi, prima fagli prendere un caffè. No! Dovetti scappare da casa. Sai, non volevo che i miei avessero dei guai con la polizia per quei due cretini che si erano accoltellati per me. E come vivi? Oh, nella maniera che mi è sempre piaciuta. Facendo come mi pare e quando mi pare. Mi trovo qui perché è in questo porto che mi ha scaricato un cargo olandese sul quale viaggiavo clandestinamente. La notte dormo su questo battello perché il marinaio di guardia è mio amico. E poi per il resto trovo sempre qualcuno che mi offra una birra e un panino. Ieri ci sei stato tu, domani chi lo sa. Posso offrirtelo anche domani sera. Perché no? No, per piacere, non essere così convenzionale. La passeggiata, il mormorio del mare, la luna gonfia di romanticismo. Se poi ci metti anche il bacio è il crollo. Baciamoci dove non c'è il mare e non si vede la luna. Ah, baciamoci, sei quanto di più borghese esiste in questo mondo. Ma come in borghese? Se sono in divisa. Dici pure le battute. Io mica ti reggo a te, sai. Ma chi ti credi di essere? Io sono una, e tu sei uno dei 100.000. Soltanto in Olanda, fra i provos, ho trovato un ragazzo veramente diverso dagli altri. Davvero? Mm-hmm. Ma e qui ce n'è un altro. Io non sono uno dei 100.000, e se mi sono comportato così era perché volevo vedere come reagivi. Ah, senti, senti. E ho superato l'esame. Pienamente. Sei proprio il tipo di ragazza che fa per me. Contro il sentimento, contro le convenzioni, contro i pregiudizi. Sta tranquilla, che se tu dovessi diventare la mia ragazza, giuro che non ti bacerò mai sotto un albero fiorito o al chiaro di luna. Ho sempre cercato una ragazza come te. E invece ho sempre incontrato delle oche capaci soltanto di chiedermi: mi amerai per tutta la vita? Amare per tutta la vita? Che schifo.
Non è normale che tu lo ami uno così. Uno qualunque che sta con te solo perché sei la ragazza per una sera e niente più. Ed io che t'amo senza te non vivo più. Non è normale che tu non voglia proprio mai mostrarti vera come tu sei e non così. Che ogni giorno fai quel che vuoi e con chi vuoi. Ed io che t'amo quando penso a te, che tutto sei per me. Io dalla rabbia piangerei, ma se capirai che un giorno cambierai, ancora e sempre t'amerò. Non è normale, giorno fai così e non comprendi che prima o poi ti pentirai. L'amore è vero, non è così come fai tu. Ed io che t'amo, soltanto te aspetterò. Ma lo sai che in fondo anche le cose convenzionali sono piacevoli. Pensavo proprio la stessa cosa. Ho messo la 100 lire ma non si vede un tubo. Ma scemo, tu chi sei un cannone? Le 100 lire me le ha spolverate però. Sei consegnato, Lucio? Lasciami perdere, sono più distrutto di una casa bombardata. E c'è la mia Giuditta che mi aspetta. Speriamo che non ci venga in mente di aprire il bar. Ma che ti è successo? Perché ti hanno punito? L'ufficiale medico si era messo in testa di togliermi le tonsille. E tu? E ci ho tolto il saluto. E in più ti ha consegnato. Vedi, neanche io posso uscire. E là a terra c'è un fiore di fanciulla che mi aspetta. Se conosco la Liliana, quella che c'hai in duplex con l'Orione. Ma sei un po' nervosetto oggi. Lo credo, sono due settimane che ho il mini sonno, non riesco a dormire. Perché? Hai mai provato a prendere 30 caffè in un... No, ah, io no. Ecco, io sì, ho battuto il record mondiale. Mi sembra di avere un frullatore nello stomaco. Ma che fai? Mi parli con un consegnato. La sentinella muta deve stare. Comodo, comodo. Vai in plancia, avanti, presto. E allora, che mi dici, libero? Ma che fa, non mi rispondi? La sentinella muta deve stare. Babasone! La sentinella deve stare muta con i consegnati, non con me, che sono consegnato. Scusa. Fatti vedere. Mi pare una sentinella perfetta. Sento, Leone, tu vai a terra, no? Certo che ci va. Se vedi Liliana... È certo che la vedo, è la mia fidanzata che l'ha dimenticata. No, appunto, appunto. Ma siccome, vedi, si doveva andare al cinema e poi mi hanno messo di sentinella e io non lo sapevo. E tu non ti preoccupare, tu la sentinella deve fare. Fermo e fermissimo, anzi, come un monumento ai caduti. Comodo. Picciotta mia, come stai? Bene. E libero? Ah, libero, ho avuto la fortuna di rimanere sull'incrociatore come sentinella. Lo vedessi, che era bello così. Andiamo al cinema. No, non posso. Ma sì, andiamo a vedere il mare profondo, lo fanno all'offe, andiamo. Non posso, Orione, devo finire con mamma un vestito per domani mattina. Ma fanno il mare profondo all'offeo. Ma non posso, ciao. So io, Ferruccio. Oh, ma cosa fai con questa barba? Ho finito e la metti. No, volevo vederti perché volevo giustificarmi per l'altra volta, capito? Vieni con me.
È libera sta carrozza. Libera, libera. Faccia la farzo, Maro. Montate, montate. Vedi, fra qualche giorno c'è la causa. Io non posso commettere passi falsi. Se qualche avvocato di parte avversa mi vede e mi fotografa, può sempre dimostrare in giro che io fingo di essere addolorato per impossessarmi dei soldi di mia moglie. Troppo machiavellismo. È sempre i soldi, il denaro, sempre questa corsa disperata ai quattrini. Eccolo qui, un giovanotto che va in giro camuffato come a carnevale per un pugno di lirette. Dollari? Per un pugno di dollari. È proprio vero che l'epoca di un cuore e una capanna è morta e seppellita, eh? No, non è vero, Carla. È che tu sei diversa, io non lo sapevo. Tutte le ragazze oggi pensano alla vita comoda, ai vestiti, alle pellicce, ai gioielli. Io no. Cerco soltanto l'amore sincero, all'antica. Ah, non cercare oltre, allora. L'hai trovato. E allora levati questa barbaccia. Ma sì, via sta barbaccia, sti baffacci tutto. Ma che me frega da avvocati a me? Il giro è finito. E tu fanne tanto. Ti metti la barbaccia al somaro, così gli avvocati non lo riconoscono. Giovanotto, mi sembra che cominci a dare un po' troppa importanza a queste stupidaggini. Lo so, ma è più forte di me, bisogna che mi controlli. In fondo sono soltanto piccoli contatti d'epidermide. Mica lo so se sei sincera o se ci marci un pochetto, perché ti sento viva e innamorata. Innamorata io? Quando ti bacio fai sul serio. Ah sì, certo, perché io faccio tutto sul serio. Facevo sul serio anche a Parigi quando protestavo e la polizia ci caricava. Beh, adesso è arrivata l'ora del panino e della birra. Andiamo. Carina. Come ti chiami? Chiamami Peroni e sarò la tua birra. Hai capito? Però che dritta. Quella la sa troppo lunga. Oh, è arrivata finalmente la nostra cena. Tu hai fame, Deliana? Sì. E tu, Libero? Una fame da lupo. Come da lupo? Da trichecco dovresti dire. Beh, comunque sono molto contento di te, ragazzo mio. Tu ti sei svegliato, non è più quel pesce fuor d'acqua che era prima quando è arrivato, è vero, eh? Insomma, sembra un vero marinaio. Non so se hai capito quello che voglio dire. Oh, dico, hai capito? Come no, certo. Ma tu lo sai che un taracchi comandò un sommergibile nella prima guerra mondiale? No. Non lo sai. E tu lo sai perché mi chiamo Orione? Perché? Lei lo sa perché mi chiamo Orione. Orione è il nome di una costellazione. In famiglia c'è una tradizione marinara. Ma io perché mi chiamo Libero? Tu perché ti chiami Libero? E perché non hai, diciamo noi altri, la... Scherzavo, scherzavo. Sì, lo so, il marino ogni tanto si soffre, sì. Ma io ti do un consiglio, ragazzo mio. Bisogna resistere. Stringere i denti e resistere. E stringere, stringere sempre più forte, cugino mio, stringere. Perché guardi quello? Quello chi? Ma non fare la stupida, quel marinaio. Ah, perché? Lo guardavo? Sì, lo guardavo in un certo modo. Lo dicevo, sei uno dei 100.000. Se questo è il sistema giusto? Ah, tradizionalismo, gallismo, convenzionalismo, piatto e noioso. Addio. Perché te ne vai? Meglio che non ci vediamo più. Devo lasciare La Spezia, ormai la polizia è sulle mie tracce. Mi dispiace, ma devo andare. E dove credi di andare? Non lo so. Ormai non ho più casa. Ma non mi preoccupa. Non sarà la prima volta che me ne vado in giro per il mondo. Se te ne vai, ti seguirò. Sì. Puoi contarci, ma tu non andrai in giro per il mondo. Andrai a Roma da mio padre, vedrai un buon uomo. E mi aspetterai là fino alla fine del servizio militare. Devo partire subito, la polizia mi cerca, ti ho detto. E poi devo del denaro a una megera che mi ha ospitato qui per i primi giorni. Partirei col primo treno. Quanto al denaro non ti preoccupare, ho un amico che me ne dà quanto ne voglio. Ma aspetta. Aspettami tu, non muoverti. Vado a trovare quel mio amico, sarò di ritorno tra mezz'ora. Ripetimi quello che hai detto. Non hai sentito? Sì, ma vorrei sentirtelo ripetere. Ho detto che sarò felice di essere tua moglie. Giudi, Giuditta mia. Ma i tuoi non si opporranno. I miei sono il mio babbo. E sai cosa dirà il mio babbo? Dirà,
Faccia da cretino, la Marina ha fatto di te un uomo! Ed ecco l'uomo in pista! Che fai? E adesso conoscerai il bacio del camionista. E com'è? Bacio con trasporto. Apri, Lucio, sono io, Tony! Apri! Off limitis, off, chiuso per amore in corso. Fammi entrare, è urgente. No, guarda che niente è più urgente di quello che sto facendo io, sai. Quindi, andiamo di premura, stai sul piede di Beruti e dimmi veloce. Lucio, prestami 200.000. No, ma ragazzi, ma per chi mi avete preso? Per il Banco di Sicilia. Comunque va. Becca la 200.000, poi virare di bordo. Chi è? Il babbo. La ragazza, chi è? Il babbo travestito da cappellone. Ah, no, no, è una mia conoscente. Non si porta una fotografia di una conoscente in tasca. Bambino moloroso, non mi conosci, mi chiamano il samurai della Brianza. Mollo con un pugno di spopolo alla bocca. Io ti rompo il grugno. Con cosa? Con cosa? Con questo. Che bello, fa vedere, c'è dentro la mosca. Ma quale mosca, disgraziato, chi è? Tony, dai, su, giù le mani e ti dico tutto, ti spiano tutto. Tanto prima o poi avresti sgamato. Sgamato che cosa? Che Donatella è... Tua sorella. Sì, ma non andare a dire che te l'ho detto, perché io non te lo dovevo dire, altrimenti mi va molto la scommessa. Che scommessa? Lingua, sta zitto, ti mordo senza anestesia. Parla, dimmi tutto, che mi sono stufato. E vabbè, sì, dai. Sai com'è Donatella, è una ragazza che non sa mai come divertirsi. E allora ha pensato di prendere in giro me. Ma no, abbiamo fatto una scommessa, io l'ho detto, qual è un ragazzo duro. Lei ha detto lo smollo, io così mi ha scommesso. Buffoni. Tony, i danè. Non mi servono più. Lucio, che è successo? Ma niente, quello combina la matana, lascia perdere, cerco Ferruccio. Purtroppo non ho trovato il mio amico. Oh, non mi distrarre. Questa musica mi ricorda i magnifici giorni di Parigi. Quando hai partecipato alla protesta di Whitney? Già, dovetti scappare a Londra, mi seguiva la polizia. La polizia ti ha dato fastidio anche in Olanda, vero? Eh sì, certo, me la facevo con i provos. Ma che hai? Niente, sono soltanto preoccupato perché non sono riuscito a trovare i soldi per la Megera. Sei molto preoccupato? No, non molto. Tanto una ragazza come te riesce sempre a cavarsela, come hai fatto ad Amburgo, Parigi, Amsterdam, no? Certo. Tony! Io non sono un buffone da scommessa, signorina Pelegatti. Cafone, insolente! Stupida io che mi sono messa con un morto di fame come te! Marinaio, sei il tipo che picchia le donne, vero? No, anche gli uomini! Marinaio, sono con te! Calma, ragazzi, contegno, calma! Calma! Sì, però dove vai? Se tu siete, dite qui cosa di uomini sono! Libero, che hai fatto? Ti faccio dare gli arresti, ragazzi! Stop! Pure queste sono arrivate, calma! Samurai! Legga testa! Lucio, Ferruccio, arrivo! Andai! Su, Lucio! Lidia! Ho 5 giorni di rigore! A bordo, via! Aspettatemi! Lidia, pigli corpo de mare! Ti me ne dà le sostanze, sì, ah! Bello pagnottone che hai! Bell'avvenire che si prepara, ah! E adesso a me chi mi paga? Io, no! 3 birre e 3 salsicce! Quante? Gli schiaffi, eh? Ecco quello che ci voleva.
E io che non ci avevo mai pensato. Ma dimmi un po', proprio di giafutoni di quelli spam, spam, eh? Spam, spam. Ah, proprio il tipo che fa per lei. Perché l'amata lì. Mica lì me il compri. Chissà cosa costa. Non credo che sia facilmente acquistabile. È un ragazzo pieno di carattere. Ah, lo credo bene. Spam, spam. Ma dimmi un po', la Donatella, lei è innamorata? Lei dice di no, ma io dico di sì. E lui? Lo stesso, ma sono tutte e due molto orgogliosi e non credo che... Non ti preoccupare, a che lì, che pensi mi? L'orgoglio, mia cara Carla, è una cosa che si compra come tutte le altre, soltanto che è un po' più cara. Boh, patience. Dove si può trovare questo schiaffeggiatore? Alla Spezia, imbarcato sul suo incrociatore. Perbacco, padrone anche di un incrociatore. Ma no. Ma sì, sì, che stupido. Adesso telefono a Giulio. Ma sì, come se siamo al ministro della Marina. Commendatore? Che c'è, Giacomo? Devo pagare? Ma cos'è tutta quella roba lì? Una fattura, 10.000 bottiglie di champagne che la signorina Donatella ha ordinato. È innamorata, si dà all'alcol. Non è così. No, commendatore, lo champagne serve per la piscina piccola. La signorina Donatella vorrebbe farci il bagno con i suoi amici. Boh, basta che quella grande me la lasci analcolica per uso mio. Paga, paga, Giacomo, paga. Continua a far pazzia? Più che mai da quando è tornata. È chiaro, fa di tutto per dimenticare. Se l'amour. Se trovo quel castigamato in divisa da marinaio, la baracca è a posto. Anche Lucio mi ha telefonato che vuole sposarsi e mettersi in affari per conto suo. La Marina ha fatto di lui un uomo e farà di Donatella una donna. Metti un po' una firma, Carla. Ma cos'è sto muso piovoso? Ma mola la mia sorella, che non ne vale la pena. Ma chi la fila tua sorella? Troppi soldi, troppo ricca. Se non fosse così ricca non avrebbe sempre sto cagno un weekend. Dovrebbe essere povera. Un'idea, vuoi che faccia fallire il mio papà? Due settimane te lo mando per stracci. Pianta, Lucio. No, guarda che Donatella in fondo è una ragazza. Non voglio più sentirne parlare, capito? Basta. Oh, sei proprio gotto, eh? L'altra notte dormiva a occhi aperti e diceva Donatella, Donatella. Tu c'hai le solite visioni, eh? Supervisioni. Eppure sono convinto che se tu le telefonassi lei salterebbe sul primo aereo e verrebbe qui. Già, poi ti immagini i titoli sui giornali. Il romanzo del povero marinaio, Cenerentolo sposa la principessa. No, dico, i danè ti fanno venire lo sfogo. Dillo, sono allergico alla banconota. I soldi mi fanno schifo. Quelli degli altri sì. Ma il mio papà è mica gli altri. Ferruccio, quando è che vai a Roma? Dopodomani. Vengo con te, voglio parlare con te di Roma. Vogliamo fare carriera, eh? Faremo tanta strada, andremo lontani, vedrai. Ecco, fate aiutare dal mio papà a fare le valigie. Adesso m'hai proprio stufato, eh? Ma che certo, non è così strano? È in bambola, sembra uno che ha preso la LSD. E che è l'LSD? Una droga. E che vuol dire? LSD, lascia stupidi dopo. Tu la prendi, eh? Mm. Il tempo non passava mai.
fatti suoi. Lasciatemi in pace, che volete da me? Io faccio quel che piace a me. Io faccio quel che piace a me. Marinaio, ma lo fai vedere questo film, sì o no? Libero. Eliana, ma come? Ma me l'hai detto tu di fare qualcosa per lui? Eliana l'ha fatto benissimo. Ma io ti ho detto di trovargli una compagnia, di presentargli una tua compagna. E tu mi fasciste cornuto, ma insomma... Silenzio. Ah, oh, e andate a venire fuori. Senti! No, ma tu siamo... Ma lui deve ancora vedere il film. È un ordine! Ma che hanno preso per la nave questa? Che fai, guarda. Ma corpo di una balena! Da te Liliana me lo potevo pure aspettare, perché date i gusti, ma date il cucino mio no! E non me lo dicesti tu di trovarmi una ragazza! E tu la mia ti dovevi andare a prendere! E Liliana mi piace, accanto a lei uomo mi sento! E lui mi fa sentire tanto donna! E io cornutissimo mi sento! E poi, caro Orione, libero, mi sposa! Come? Sì, sì, io ho deciso di vivere qua, alla Spezia, chiederò la conferma e sposerò Liliana! Che dici, che fu? Come? Sì, sposerò Liliana e tu non potrai impedirmelo, nemmeno con la violenza! Ma io me ne fotto se tu ti sposi Liliana o non te la sposi! Io desidero sapere se ho sentito bene! Tu chiederai la conferma, la conferma! Ho deciso di fare il marinaio tutta la vita! Bravo! Liliana, grazie! Cornuto gioioso mi faciste, grazie! Comodo, comodo! Papà, se sfonderò come cantante tu lasci stare la pretura e mi fai da manager, eh? Ma se io lascio stare la pretura perdo il diritto alla pensione! Ma che ci frega della pensione? Io voglio fare i milioni. Io sono così felice, figlio mio, di quello che mi dici. Ma non devi illuderti troppo. Anche la carriera di cantante è difficile. Sì, lo so, sarà dura, ma vedrai che ce la farò. Ah, ecco Ferruccio. Beh, com'è andata? Male, male, male. Quando sembrava che avessi causa vinta, un parente della sposa ha tirato fuori un film a 8 mm dalla cerimonia, nel quale si è visto chiaramente quella strega di Mabel che si accascia al suolo prima di dire sì. Mi dispiace. Ma credevo dispiacesse anche a me, ma non è così. Anzi, voglio telefonare subito a Carla. Allora, marinai, me lo fate l'onore di accettare il mio invito a pranzo? Conosco un ristorantino da queste parti. Ma facciamo presto, però, perché abbiamo appuntamento con Teddy Roy. Ah, sì, andiamo. Va bene. La base è un po' più alta, per favore. Per noi due è bastato un sorriso, poche parole e niente di più. Già da tempo ci amiamo davvero, l'uno per l'altra viviamo ormai. Non è vero, non ci credo, non è vero, non può essere vero, non è vero. Eppure così, no, non è vero. Eppure così, no, non è vero. Eppure così, non ciao, Debbie. Può essere vero. Eppure così, no. Basta, vi prego, le vostre parole sono un coltello che affonda nel cuore. Io perdo l'amore, è un caro amico, non c'è niente che valga di più. Cerca soltanto di capire e con il tempo dimenticherai. Non puoi impedire che nasca un amore se le cose stanno così. Questa va già molto bene, Enrico, ma ne facciamo un'altra fra 10 minuti. Intanto andate a farvi le fotografie. Beh, che c'è di nuovo, ragazzi? E senti, Teddy, noi sappiamo che stai organizzando il Festival delle Voci Nuove, no? Beh, c'è qui Tony, se lo ricordi. Sarebbe contento di parteciparvi se tu... Ah, ci ha ripensato. Sì, ci ho ripensato, perché? Però canto quello che mi pare. No, tu canti quello che dico io. No, aspetta, Tony.
Vabbè, canto quello che vuoi. Oh, senti, ho sotto mano una canzone che sembra scritta apposta per te. Quanto ci metti a impararla? Ma fammela sentire una volta. Una volta? Beh, facciamo due, sarà meglio. Papà, papà! Oh, che bello! Papà! Il mio papà da ste parti! Papà! Eh? Stefetti! Papà, bello! Il mio papà, cos'è che fai da queste lande, eh? Come ti ho visto, ho riconosciuto subito la tua zattera. Hai ragione, è proprio una zattera. Prossimamente prenderò un elicottero. Via, scappo, piuttosto, cosa fai a Stefani? C'è degli affari? Sì, affari familiari. Piuttosto, dov'è quello che picchia? Pam, che pam. Picchia? Che pam pam cosa? Sì, insomma, quello che ha schiaffeggiato la mia Donatella. Oh, ma no, che non ha schiaffeggiata. Le ha battuto le mani sulle guance. Sempre schiaffi sono. No, sono applausi alla libertà. Viva la libertà! E dov'è questo liberale? Ah, mettimi sì, sopravvito, sì. Qui tira un vento di tramontana. Sì. Sì. No, sono i venti di Riveccio. Il Tony è andato a Castrobello, c'aveva il festival delle voci nuove. Ha avuto 10 giorni di licenza per meriti tonsillari. Tonsillari? E adesso sono venuto apposta per lui. Poi papà, cosa puoi fare? Fermati qui, lo vediamo tutti insieme stasera in televisione. Questa sera tutta la flotta italiana a fare il tifo per lui. Cosa mi fai fare? Una giornata perduta, che cosa ci faccio io qui? Ma non so, compera qualche cosa. Che cosa? Compera Porto Venere. Porto Venere? Ah, ti piacerebbe? Niente affatto. Bacco, tabacco e Porto Venere riducono l'uomo in cenere. E tu sei già incenerito. A proposito di Bacco, ho comperato un bar qui. Un bar? A proposito di Venere, l'ho comperato per ragioni sentimentali. Papà, oh, questo è il momento della verità. Sei mai stato in Sardegna? Certo che sono stato in Sardegna. Conosci il nuovo? No. Conoscerai tua nuora. Giuditta, vieni qua. Stavo andando a conoscere i suoi vecchi che abitano qui a due nodi. Giuditta Ravelli, il papà. Oh, molto che lieto, enchanté. Ravelli, Ravelli, questo nome mi ricorda qualcosa. I Rapanelli, papà. Ma che cosa c'entra i Rapanelli? Carina, sì, ha avuto buon gusto, sì. Poi mi piace, ho un moglione come il mio, rosso come il fuoco. Come i Rapanelli, papà? Che cosa c'entra i Rapanelli? Vuoi stare zitto? E tu, Giuditta, te la senti di far parte di questa famiglia di pazzi di cui il capo più pazzo sono io? Veramente mi hanno sempre detto che sono molto giudiziosa. Allora, o ci rimetti in rotta o fra poco perdi la bussola anche tu. Su, su, ragazzi, andiamo. Voglio conoscere anch'io i genitori della ragazza. E dopo cena voglio vedere alla televisione questo famoso Tony. Uè, Procopio, sei licenziato. Sì, tieni pure la macchina, danno anche la grana. Ulisse, parti, andiamo da Polifemo. Ciao. Ma come, non segui il festival delle voci nuove? C'è Tony. Non mi interessa. E sai che ti dico? Non voglio più vedere nemmeno te, perché me lo ricordi. Ed ora, signore e signori, è arrivato il momento di presentarvi la mia ultima scoperta. È un giovane marinaio, al quale, terminato il servizio, aspetta una luminosa carriera. Cercate di non dimenticarvi il nome, perché tra poco tutti parleranno di lui, di Tony Raimondi! Emozionato? Un po'. A te il pubblico, a te l'orchestra e speriamo a te il successo. Grazie. Se tu fossi stato accanto a lei, se tu avessi guardato gli occhi suoi, sono certo che non avrebbe mai abbracciato cuore di me. Perdonala, perdonala, nemmeno un istante mi ha amato. Ora soffri forse più di lei e hai deciso di non vederla più, ma ricorda che sei stato tu a gettarla in braccio a
Ma che cosa è andato a fare a Milano? A firmare un contratto con la casa discografica. L'enda su col Ferruccio Santi e il Teddy Rodano. E io che sono venuto qui apposta per lui. Guarda papà, che oramai il Tony è allergico, la Donatella butti via il tempo. Tu zitto che te capisce mai una cotta. Ehi. Comunque arriveremo ugualmente prima di lui. Giuditta, chiamami l'aeroporto. Subito, commendatore. Commendatore, commendatore. Cos'è questo commendatore? Volevo dire papà. Ah, così va bene. A quanto ci mette sto Teddy Rodano? Perché c'hai premura? Sì, voglio tornare alla Spezia. Ma come, ci abbiamo ancora 8 giorni di permesso. Ma io voglio passarle sull'incrociatore, sto meglio. Dai, Tony, a me lo puoi dire. Hai paura di cedere alla tentazione di rivedere Donatella? Ma sta zitto, chi la pensa quella? Tutto fatto! Condizioni splendide, oso dire. Signor Raimondi, vuol dare un'occhiata al contratto? Guarda bene. Accidenti! 10 milioni d'anticipo! Certo! Va bene. Il presidente della casa discografica è venuto personalmente per... Guarda, ragazzi! Lucio! Ma tu che cosa fai qui? Il mio papà c'aveva già l'80% delle azioni di questa fabbrica di dischi. Ah, ho comperato anche l'altro 20, caro Tony. Vogliamo firmare questo contratto, eh? Come li vuoi 10 milioni? In contanti? Coprili di filigrana pregiata, babbo. Da lei non voglio niente. Andiamo, Ferruccio. Uè, bamba, firma, non fare il pistola. E il mio 10% sui 10 milioni? Su, su, non fare capricci. Vieni, vieni qua. Firma questo contratto, su. Poscia, andiamo a prendere la Donatella e ci facciamo una bella mangiata a Como. Eh? Vede, commendatore, è proprio quello che non voglio. Rivedere quella ragazzaccia viziata di sua figlia. No, hai perfettamente ragione. Per questo voglio che tu le parli. Ma che cosa le dico? Ma santo cielo, dille che l'ami e che la vuoi sposare. Il babbo non sgara mai. Dai, Tony, che in fondo sei innamorato cotto. Ma chi è innamorato? Firma, Tony, sono 10 milioni. Tu sta tranquillo. Ci ha fatto una proposta all'International, no? Sì, sì, Ma cosa? Ma comprami anche quella. Ho incaricato a Brambilla di acquistarla questa mattina? Allora andiamo alla Starlet. Calma, 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 ragazza. Poi mica comprare tutte le case discografiche d'Europa, no? Dai, firma. Dai, fai sta croce. Firma, dai. Firma. Dimmi un pochettino, ma tu alla Donatella, malgrado la sia un po' matta, le vuoi bene? Sono affari miei. Donatella. Chi è che ti ha fatto entrare? Che cosa vuoi? Se vuoi me ne posso andare anche subito. Mi trovi poco gentile come padrona di casa, non è vero? Il fatto è che mi bruciano ancora le guance. Non vedo bene quello che fanno. Dice male, mi sembra. Il Tony sta volando in pista. Sono venuto soltanto per togliermi la soddisfazione di dirti che ho raggiunto il successo e fra poco sarò ricco, anche se non come te. Ma davvero? E che cosa ti fa pensare che questo possa interessarmi? Interessa a me dimostrarti che non sono un fallito. Mi è bastato volerlo e sono diventato più famoso di te. Come butta? Butta male. Brutta scena. Mi sento proprio commossa. Anch'io ho una notizia interessante da darti. Gianluca, il mio fidanzato. Questo è Tony Raimondi, di cui ti ho parlato e col quale mi sono tanto divertita alla Spezia. Mi sono divertito anch'io con Donatella. Auguri. Auguri. Come si mette? A tragedia. L'Amleto al confronto diventa una farsa. Ma tu non mi hai mai parlato di nessuno alla Spezia. E poi scusa, da quando qua siamo fidanzati noi due? Tony! Ma come, te ne vai? Ma che siete impazziti, mi avete fatto fare una figuraccia. Ma cos'è che è successo? Che t'ha detto? Ah, quella non gliene importa niente, è fidanzata. No, no, incosciente, quella ti ama, ti vuole bene, che schicca, pis proprio un bel niente. Allora cosa dovrei fare? Come hai fatto l'altra volta, pam pam. Ma certo, è l'unico sistema, come in marina. Pam pam. Vai su. Io non ti ho mai capita, Donatella, ma stavolta ti capisco ancora meno. Donatella? Ancora? Lasciami in pace.
devo dirti una cosa. Scusi, ma cosa vuole lei? Come sfoga? Le ha tappato la bocca. Il bacio più lungo che sia mai stato dato. Lo dovevo cronometrare, è un record. Il povero Gianluca sta facendo la ligatore nella vasca. Per la miseria. Bisogna salvarlo, quello muore. Perché non sa nuotare? Sì, ma è stemmio. E io ti saluto. Ma la tua ragazza dov'è? Al bar con mio papà. Che c'entra tuo padre? È quello che mi ha visto la casa piena di soldi e si è piazzato lì, non si è più mosso. Posso salutarti? Sì. Ciao. Ciao. Saluta a Lenè. Te la sto salutando. Se ne va. Ma che cos'è che sapete voi più di noi dello strano mondo che abitiamo senza averlo scelto noi?